Un caloroso saluto da Manuel Bartolini e benvenuti a questa nuova puntata di A Casa in Forma, il primo programma di cucina in collegamento Skype targato 264. Partiamo oggi con questa nuovissima puntata. Oggi andremo a conoscere Claudia Campora, una food blogger bravissima. L'abbiamo scovata sui social, lo sapete, noi i migliori non ce li lasciamo sfuggire. E allora, a brevissimo andremo da lei, so che è già pronta. Oggi ci preparerà tra l'altro un dolcetto meraviglioso, pensate, uno dei dolci più gettonati, uno dei cavalli di battaglia di tanti ristoranti, ma che non sarà il solito perché sarà ad un gusto davvero davvero originale. Intanto però andiamo con ordine, andiamo armati di mattarello a scoprire chi c'è oggi in regia. Vediamo un po'. Buongiorno! Chi c'è? Sono io, Raquel! Come stai, Raquel? Tutto bene? Tutto bene, Manuel, tu? Bene. Allora, oggi, Raquel, andiamo a conoscere una nuova ospite, Claudia Campora, che poi troverete su Instagram, ma dopo andiamo a sbirciare la sua pagina Instagram. Sogno una vita da food blogger. Segnatevi intanto questo nome, oppure andate già a sbirciare mentre io chiacchiero. Pensa, Raquel, oggi ci prepara un dolce che sicuramente avrei già assaggiato, ma ad un gusto davvero davvero particolare. Io sono davvero rimasto colpito quando mi ha proposto questa ricetta, poi nei giorni scorsi mi ha mandato le prove che stava facendo questo dolce solo per noi, e sono molto 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 curioso. Intanto però, a proposito di dolci e dolcetti, io direi facciamo entrare la nostra torta di compleanno, perché qui bisogna festeggiare anche oggi. Qui si festeggia tutti i giorni. Allora, oggi, musica maestro, andiamo a fare gli auguri a chi? Andiamo a fare gli auguri ad Alberto da Perugia, che compie 14 anni. Auguri dalla mamma Rossana e il papà Giuseppe. 14 anni, mamma mia, che bella età! Alberto, ti posso dire una cosa, hai tutta la vita davanti, eh? Mi raccomando, cerca di farne tesoro, perché puoi fare tutto quello che vuoi. Mi raccomando, testa sulle spalle e vai per la tua strada. Detto questo, io vi ricordo che se volete festeggiare il vostro compleanno con noi, così con questo piccolo spazio che vi diamo, che comunque lo festeggiate con tutta Italia eppure all'estero, è semplicissimo: ci potete scrivere sulle nostre pagine social, pagina Facebook, pagina Instagram, Cusano Italia TV. Le nostre social media manager, Alessia Di Bella e Beatrice Mariotti, che io saluto e ringrazio, so che mi stanno guardando, anche se adesso staranno a pranzo, e sono sempre lì con i loro telefoni, con i loro tablet, per cui pronte a rispondere se volete fare gli auguri, se volete entrare in contatto con noi, se volete cucinare con noi, oppure se volete inviarci le vostre opere d'arte, i vostri disegni, le vostre creazioni. Semplicissimo, scattate una foto e ce la mandate. A proposito di opere d'arte, a proposito di disegni, io direi andiamo a scoprire insieme qual è oggi il disegno del giorno. Mamma mia, signori, guardate che meraviglia! Questo disegno viene da un artista che si chiama Alexis. Vive a Ladispoli, non è originario di Ladispoli, è indiano, fa questi bellissimi disegni con la sabbia. Guardate un po', questo, Raquel, è un disegno fatto con la sabbia, eh? Sono quei disegni che si fanno con quei giochini di disegni con la sabbia. Lui ne fa tantissimo, è conosciutissimo a Ladispoli. E spesso, insomma, lo possiamo trovare sulle spiagge, lo possiamo trovare nelle serate estive, nelle piazzette. Ladispoli è una zona qui del litorale laziale, una zona balneare, dove molti vanno in villeggiatura, oppure ci si abita proprio perché è una bella cittadina. C'è quest'artista bravissimo che fa queste opere d'arte con la sabbia. La cosa bella di queste opere d'arte, ma in realtà è il segreto di tutta l'arte,
è che l'arte molte volte non ha uno scopo ben preciso, no? Nel senso che l'arte nasce per il gusto del bello, la finalità è il bello stesso. Per cui anche un'opera d'arte come questa, che è fatta con la sabbia, che è destinata tra l'altro a morire, a scomparire, secondo me ha un gusto e ha un valore ancora più profondo, diciamo così, di un semplice quadro, di una scultura. Trovo che, non lo so, questo senso, no, del comunque sparire, di una cosa fatta per ammirarla per poco tempo, sia ancora più preziosa, sia ancora più bella. Detto questo, noi oggi, basta con le chiacchiere, Manuel, ce ne andiamo a conoscere, zitti zitti, buoni buoni, la nostra ospite di oggi, che dovrebbe essere già pronta, Claudia Campora, Sogno una vita da food blogger. Vediamo un po', se, eccola qui. Ciao Ciao, Claudia. ciao Manuel, ciao, buongiorno. Come stai? Bene, Tutto bene. bene? Allora, Sì. siamo nella tua cucina. Dove siamo venuti oggi a disturbare, geograficamente parlando? Napoli, Napoli. Ah, nella bellissima città di Napoli, una città che io ho nel cuore. Beh, parecchi, dai, Ebbene, non si può dimenticare facilmente. poi sai cosa? L'abbiamo apprezzata, l'abbiamo ricordata ancora. Tu pensa che proprio il mio ultimo weekend, prima della prima pandemia, è stato proprio a Napoli, è stato proprio a Napoli, proprio un weekend di piacere. E devo dire che chiaramente, no, essendo stato l'ultimo viaggio, mi è rimasta particolare ancora di più nel Sì. cuore. Poi siamo tornati a ricordarci ancora di più Napoli grazie ad una fiction che è stata trasmessa, credo 2 mesi fa, non so se tu l'hai vista, con Serena Rossi. Era una fiction proprio girata a Napoli, abbiamo visto tante bellezze di questa città, che poi è piena di arte, è piena di Sì, ne abbiamo cultura, tanta. è piena di Sì, è vero. storia, è piena di buona cucina, tra l'altro. Quello Eh? sicuramente. Quello sicuramente, quello Sì. sicuramente. Allora, io vedo che hai un bellissimo, come lo chiamate voi, il grembiule da cucina? A Roma la chiamate? No, grembiule da cucina. Qualche volta ho sentito che nella tradizione popolare si chiama anche mantesino, però lo chiamo grembiule da cucina. Mantesino, mantesino, che c'è scritto? Che c'è scritto? Dimmi un po', vedo il logo di Instagram. Sì, perché c'è Sogno una vita da food blogger, che è il mio nome social, e Esatto. poi questo è Ah sì? l'hashtag che ho inaugurato io con la mia rubrica, dove poi tutti i vari utenti partecipano alla rubrica e usano il mio Ho hashtag. capito. Che fa sentimento? No, chef a Ah, sentimento. scusami, da qui non lo leggevo bene. Allora, chef a sentimento, per cui io direi che Sì. oggi, che stiamo seguendo questa puntata in compagnia di Claudia Sì. Campore, se vogliamo taggare, se vogliamo seguire questa diretta, utilizziamo, oltre ai soliti tag, Cusano Italia TV, in questo caso Sogno una vita da food blogger, anche Chef a Sentimento. A proposito, io direi, chiedo alla regia, andiamoci a sbirciare la tua bellissima pagina Instagram, perché tu hai questo bellissimo profilo, guardate qua che meraviglia, Sogno una vita da food blogger, questa è la pagina di Claudia, eh? Claudia, la Sì. cucina a sentimento, guardate che meraviglia, piena piena di ricette, dal dolce al Un salato, po' un po' di di tutto, Claudia. tutto. Sì. Perché la mia filosofia è Sì. educazione alimentare. La prima cosa è riuscire a mangiare tutto con equilibrio e con gioia. Certo. Allora, facciamo così, visto che è la prima volta la prima volta che noi siamo ospiti a casa tua, perché poi, come dico io, gli Sì. ospiti alla fine siamo noi, perché siete voi che ci aprite le porte delle vostre cucine, delle vostre case, dei vostri Sì. ristoranti. Conosciamoci un po'. Quando e come nasce questa tua passione per la cucina? Allora, mi ha accompagnato un po' sempre, perché sai come in molte storie, quando si è piccoli si va a casa dei nonni. Sì. E i nonni, soprattutto la mia nonna materna, era quella che aveva sempre la cucina aperta e ogni occasione. Era buona per friggere le pizzette, per fare un dolce e per riunire tutti i nipoti. Certo, E certo. quindi questo è il ricordo che mi ha un po' accompagnato, Eravate diciamo. tanti nipoti?
Parecchi, però io sono proprio cresciuta con loro prima di iniziare la scuola. E quindi i profumi della Bello. cucina mi hanno accompagnato un po' e hanno caratterizzato la mia La formazione, tua diciamo. formazione, la tua formazione. E Sì. oggi sei una food blogger, tra l'altro bravissima e seguitissima. E come nasce invece, diciamo, proprio il mestiere da food blogger? Quando è che ti butti in questa? È nato l'anno scorso con il grande lockdown. Ah, ecco, bene. In realtà perché eravamo chiusi in casa Certo. e quindi anche per un attimo svagarsi Sì. con la mente, ho deciso di canalizzare le energie in questa cosa, anche perché tutti quanti facevano pane e pizze, no? Durante il lockdown. Sì. E io avevo postato qualche cosa su Facebook con i miei amici e i miei amici a un certo punto mi hanno detto: "Scusa, ma perché non la fai diventare un'attività un po' più strutturata, visto che le tue ricette le facciamo in tanti e sono riuscite?" E così piano piano mi sono costruita la mia, La diciamo, tua nicchia? casetta social, Sì. esattamente. Sì, vedi, quindi un Sì. po' per gioco, un po' per scherzo, poi spronata dagli amici, alla fine Sì. è diventata poi la tua attività. Ma vedi, Sì. Sì. il bello di questo periodo terribile che abbiamo vissuto, perché comunque è stato un bruttissimo periodo, non lo possiamo negare, però ci sono stati anche tanti risvolti positivi. E Sì, devo è dire, nato qualcosa. esatto, uno tra questi, cioè in realtà dalle crisi poi nascono sempre le opportunità, ma fra questi anche il modo, anche un po' per gioco, un po' per scherzo, anche semplicemente per fare una storia Instagram, ci siamo rimessi tutti lì con le mani in pasta ad impastare pane, focacce, pizze, un'attività che avevamo messo da parte, eravamo, no, eravamo sempre corri di qua e corri di là, si mangiava di corsa nei ristoranti, nei bar, nelle tavole calde. Non c'era mai quel tempo giusto da dedicarsi a tavola, di prendersi un po' cura di noi stessi e anche dei cari che vivono con noi, no? Nel Sì. prepararsi, nello scegliersi proprio i prodotti. Invece questo periodo, forse, fra le tante cose, ci sono anche degli aspetti buoni, e uno secondo me è questo, no? Tornare con le mani in Sì, si pasta, può. tornare a riscoprire la bellezza, il significato anche dello stare a tavola insieme, seduti, del cucinare. Ma comunque, Sì. basta con le chiacchiere, perché la protagonista oggi sei tu. E a proposito, io un po' l'ho anticipato, ma perché chiaramente io, come dicono a Roma, non riesco a tenermi un cecio in bocca, dici un po' oggi che cosa ci prepari? Allora, dopo varie riflessioni, ho deciso di proporre questa ricetta che, come al solito nel mio stile, è un po' una reinterpretazione, rivisitazione di una ricetta più classica, perché la foresta nera è una torta che nasce con una base al cacao, panna, ciliegie o amarene. E visto insomma che in questo periodo del grande caldo facciamo difficoltà ad accendere il forno, Sì. ho pensato a un'alternativa insomma che fosse sicuramente più fresca e Ok, qui. comunque una ricetta semplice, perché mi fa piacere che le persone possano provarci Certo. facilmente. Esatto, quindi oggi tu ci preparerai una panna cotta Panna cotta, foresta alla foresta nera. Come dicevo io, è uno. nera. Perché Dimmi. gli elementi principali, il cioccolato, la panna e le amarene, sono presenti, però sono riformulate in chiave, insomma, così più fresca. Certo. Io, come dicevo prima, la panna cotta insieme, non so, al tiramisù, ormai se vogliamo anche la cheesecake, è uno dei dolci più gettonati, no? Quando andiamo al Sì, un ristorante. po' Un tradizionale. tradizionale, un po'. Piace a tutti, sai Brava. perché Manuel è anche molto versatile? Perché se tu la panna cotta è una base più o meno neutra che puoi personalizzare, Sì. se ti piace la frutta fresca, ci aggiungi una culissa di frutta Sì. fresca, se sei più goloso e ti vuoi concedere proprio un peccato di gola, ci aggiungi una crema, una ganache al cioccolato, quindi qualcosa di molto più calorico. Certo. E nel mio caso la nota un po' più acidula degli amarene
bilancia il dolce, diciamo, della panna cotta e il guscio di cioccolato fondente. Insomma, Buona. ti vanno un po' a integrare anche le consistenze, perché è molto carino il fatto di assaporare queste diverse consistenze, il guscio di cioccolato fondente che avvolge la panna cotta, che insomma è abbastanza vellutata, no? Certo. E poi l'amarena che, diciamo, scoppia, no? In bocca e ti dà questa nota dolce. L'amarena che comunque, nonostante sia un sapore abbastanza, se vogliamo, particolare, devo dire, noto che piace anche l'amarena a tutti, anche ai più piccoli. In genere uno pensa, che ne so, ai più piccoli il cioccolato, no? Invece ho visto che tanti bambini anche, insomma, si avvicinano alle amarene, beh, ben venga. E allora, io direi a casa, armatevi pure di carta e penna, perché stiamo per dare la ricetta di oggi, una ricetta preparata per noi, in esclusiva di Cusano Italia TV, dalla È nostra... la vero, la prima volta prima che volta. poi posterò, diciamo, questa ricetta Solo nel mio per voi, solo per i nostri amici telespettatori, questa bellissima ricetta. Vediamo anche insieme la grafica. Eccola qui, panna cotta, foresta nera. Di che cosa abbiamo bisogno per preparare questa ricetta? 200 ml di panna, 40 g di zucchero semolato, mezza bacca di vaniglia, 4 g di gelatina in fogli, cioccolato fondente, amarene intere e poi pirottini in alluminio monouso. Questi sono tutti gli Tranquilli, ingredienti che potete trovare tranquillamente al supermercato. Anche la... Questa esattamente. è la Sì. cosa bella, perché gli ingredienti sono alla portata di tutti. Bene. Non abbiamo bisogno di strumenti particolari da cucina e le possiamo realizzare proprio facilmente. Poi tutto Benissimo. quello Poi adesso noi andremo a vedere tutti i passaggi, cercheremo di andare piano piano, la nostra Claudia ci guiderà, per cui noi che. Sì. ce ne siamo qui. Buoni buoni, Claudia, da dove partiamo? Allora, diciamo che io stavo partendo dal cioccolato fondente perché il cioccolato fondente va sciolto per ricoprire, per rivestire l'involucro del pirottino. Adesso prendo anche i pirottini. Sì? Ok. Vedete che i pirottini sono questi qua, monouso, che si trovano Sì, facilmente. nei supermercati, nei Quindi, negozi per casalinghi, esattamente. sì. Esattamente. Allora, io una cosa che ci tengo sempre a precisare è che anche in un dolce o in qualsiasi preparazione semplice, l'importante è la qualità degli ingredienti. Esattamente. Quindi, per esempio, il cioccolato fondente è vero che va sciolto e va messo in un dolce, però secondo me l'importante è che sia quello ad alta percentuale di cacao. Perché sicuramente la resa e anche la consistenza sarà importante, sarà decisiva. Allora, siccome quando andiamo al Quindi. supermercato abbiamo tutte queste barrette di cioccolato con le diverse percentuali, dacci un po' un'indicazione tu, più o meno, dove ci dobbiamo... Guarda, io scelgo tra il 70 e l'80% almeno di Ok. cioccolato fondente. Questo è il 75%, Benissimo, per esempio. Ed 75%. è un formato proprio, vedi, in cubotti, Sì. perché è quello proprio che più diciamo, utilizza proprio Si le presta per le ricette. Sì, ricette di dolci. Bene, esattamente. bene. Ok, quindi Esattamente. scegliamo un bel cioccolato. Quindi, sì, fondente, 70-80%. sì, lo sminuziamo grossolanamente e lo Sì. mettiamo in un recipiente perché. Poi lo andiamo a sciogliere per poi rivestire Ok. lo strato interno del Del nostro nostro pirottino, pirottino. benissimo, Io perfetto. sciolgo sempre il cioccolato nel microonde. Facile, veloce. Sì, l'importante è non sparare la temperatura altissima per molto tempo. Ok. Procediamo per gradi, cioè a seconda del peso. Proviamo per qualche minuto, controlliamo il livello poi, diciamo, di scioglimento del cioccolato e nel caso procediamo. Benissimo, quindi in maniera molto semplice, vedete, lo mettiamo all'interno di un recipiente, un piattino, e lo mettiamo nel microonde. In questo caso, in pochissimi minuti, abbiamo, ma veramente 30 secondi proprio, abbiamo il nostro cioccolato, Sì. Sì. fuso, pronto poi per andare a rivestire
l'interno Il dei nostro, pirottini. sì. Altrimenti, insomma, dovremmo andare, non so, con il bagnomaria, sul fuoco, però Allora, il un po' più. bagnomaria è molto più lento e Esatto. rischiamo la cottura del cioccolato ed Esatto, è quello che noi non esatto. Che non. Eh vogliamo. no, esatto. Invece con il microonde, in maniera molto più semplice e più pratica, abbiamo direttamente il nostro cioccolato fuso. Come potete vedere, questi sono tutti i Esattamente. trucchetti, no? Tutti i suggerimenti che vengono fuori poi Sì. dall'esperienza. Vedi, io controllo come sta procedendo, in Eh modo sì. che non dobbiamo rischiare la cottura Perché poi la cucina è del anche questo, cioccolato. è anche tenere sempre l'occhio bello vigile, Sì, al di là ma di tutte le indicazioni che noi possiamo dare, no? 3 minuti, 4 minuti, 5 minuti, fuoco lento, fuoco basso, però secondo me bisogna è stare la lì. qualità, E la perché se qualità. tu cambi anche la tipologia di cioccolato, Esatto. il tempo di fusione È potrebbe diverso. cambiare assolutamente. Esatto, per cui bisogna sempre stare lì, guardare, sentire anche con l'odore, assaggiare. Manuel, a A sentimento. sentimento, infatti, è È questo, è quella. quella l'indicazione tecnica e pratica che dobbiamo Sì. avere in cucina, a sentimento, per Esattamente. vedere tutto ciò che. Vediamo Vediamo, vediamo. un po' a che cuore. Chissà, chissà Allora, che diciamo che profumo. deve. Sì, vabbè, il Ci siamo profumo, qua. quello. Ci siamo quasi, deve ancora sciogliere un Un altro pochino. pochino. Ok, allora Sì. lasciamolo pure giusto qualche altro secondo, il tempo che si sciolga del Esattamente. tutto. Intanto abbiamo preparato i pirottini. Io rileggo al volo la grafica della ricetta che stiamo preparando insieme oggi, panna cotta, foresta nera. Questi sono ingredienti semplici che troviamo tutti al supermercato. 250 ml di panna, 40 g di zucchero semolato, mezza bacca di vaniglia, 40 g di gelatina in fogli, cioccolato fondente, amarene intere e pirottini in alluminio. Per fare questa ricetta siamo partiti dal cioccolato fondente, abbiamo scelto un buon cioccolato fra il 70 e l'80% di percentuale appunto di fondente, tagliato a pezzettoni grossolani, messo in un recipiente e poi nel microonde, in questo caso perché così almeno scioglie e ci andremo poi a rivestire all'interno dei nostri pirottini. Esattamente. Il cioccolato dovrebbe essere pronto e allora io direi procediamo pure, vediamo un Sì. po' come ricopriamo i pirottini con un Ma cucchiaio. guarda, io sì, io lo faccio in una maniera proprio semplicissima perché lo verso e Sì. lo faccio scorrere lungo i bordi. Anche perché Benissimo. noi facciamo un paio di passate mettendo un attimo in pausa nel freezer, Ah, in modo giusto. che si fa subito il Si guscio. solidifichi subito. Esattamente. Diciamo che questo, Manuel, è la tecnica che si utilizza anche per il nostro torrone napoletano. Non so se tu l'hai Buono. mai assaggiato. No, non l'ho mai assaggiato, mi sfugge adesso questo torrone napoletano. È il torrone dei morti che noi Sì? mangiamo diciamo, nei giorni dedicati ai morti, Sì? no? Primo Tra il 2 novembre? novembre, Due primo novembre. 2 novembre, e noi prepariamo le nostre case di foto il torrone dei morti che ha questo guscio di cioccolato croccante e dentro è cremoso di solito, con ciole intere, pistacchi, mandorle, poi vabbè ci sono un'infinità di gusti. Ho Allora, io vado capito. a mettere il primo Vai nel nel frigo. freezer, Ah, nel freezer direttamente. freezer. Quindi vedete in E maniera molto così facciamo. semplice. Una volta che abbiamo sciolto il cioccolato al microonde, con l'aiuto di un cucchiaio andiamo a sporcare, diciamo così, tutto l'interno del nostro Esattamente. pirottino e poi dopo lo mettiamo nel freezer, così almeno solidifica immediatamente, si fa quel guscio che poi andremo a scoprire bene il perché di questo guscio Sì. di cioccolato fondente. Ora guardiamo un po' in maniera molto semplice. Ma guarda, semplicissimo, veramente non abbiamo bisogno nemmeno di attrezzi particolari, sai, a volte Certo, è vero, certe vogliamo volte siamo dire, spaventati anche da questo, perché cioè, dice, ma no, ma io da magari non ho gli tutti attrezzi, io non sono capace, è difficile, poi spreco le cose. Invece gli ingredienti i. Invece, sono pochi, sì, non sono neanche si costosi, trovano? si trovano, No.
Non c'è bisogno di chissà quale attrezzatura, semplicemente ci mettiamo là un pomeriggio, magari se volete anche con l'aiuto dei più piccoli, perché tanto qui non c'è nulla di cui farsi male, non ci sono coltelli, non ci sono strumenti appuntiti, niente di niente, vi mettete lì, si divertono pure loro a sporcare magari i pirottini. Diciamo così, cara Claudia, io adesso ne approfitto, vado qualche minuto in pubblicità, dopodiché torno da te, e finiamo questa ricetta. Voi intanto date pure uno sguardo ai nostri spot televisivi. Io vi ricordo che noi siamo in onda 7 giorni su 7, dalle 7 del mattino fino alla mezzanotte inoltrata. Partiamo con la rassegna stampa, programmi di attualità, approfondimento, cinema, teatro, benessere, medicina, politica, scuola, cucina, ce n'è davvero per tutti i gusti. Trovate anche tutte le informazioni relative alla nostra università, Università Niccolò Cusano, presente in tutta Italia e in tutto il mondo, non si è mai fermata in piena pandemia, chiaramente essendo università telematica era già pronta al cambiamento. E poi a seguire anche ci sono le informazioni relative alla nostra radio, Radio Cusano Campus. Trovate per ogni città la frequenza, così almeno se siete a casa vedete Cusano Italia TV, se siete in macchina ascoltate la radio. Io mi fermo, ci vediamo tra poco con Claudia Campora perché qui abbiamo una panna cotta foresta nera, mamma mia, da finire insieme. A tra poco.